Cucù, buongiorno, outfit face of the day, super super a sorpresa nel tempo che in realtà non, nel senso che in realtà non avrei avuto il tempo per fare questo video, invece poi improvvisamente il tempo è venuto fuori. C'è una giacca, questa giacca è di Promod, e sento nei video le ragazze che dicono le tasche sono vere. Nel mondo da cui vengo io le tasche sono sempre vere, quindi anche in questo caso le tasche sono vere. C'è un risvoltino che è fatto apposta evidentemente per le ragazze con le braccia lunghe, corte, e con le braccia che non vanno bene, non vanno d'accordo con le maniche bisogna rimboccarle un pochino, e quindi il risvoltino è fatto apposta per avere un aspetto comunque carino. Poi ci sono dei jeans, questi jeans sono anche casualmente di Promod e hanno una fantasia particolare, sembrano jeans rotti. Io non so se da qui voi potete vedere questa cosa, ma in realtà sui jeans ci sono come delle. Forse da qui riuscite a vedere, buchi sa. Ci sono come delle piccole fantasie fatte con delle cuciture particolari. Boh, meglio di così non riesco a spiegarmi. Poi sotto c'è una canotta semplicemente di H&M, anche se fuori fa freddissimo. Da un paio di giorni qui fuori fa freddissimo. E poi le scarpe sono un po' atipiche, ma a me piace molto mettere scarpe di colore chiaro e possibilmente con un aspetto quasi scamosciato, quando per il resto ho un look che è molto molto scuro. E poi magari aggiungere qualche accessorio, come in questo caso dorato. È un po' un look da far west. Tra l'altro i calzini che ho in questo momento sono a righe. Mi tolgo le scarpe e mi metto le pantofole nel frattempo, così mi siedo. E sono a righe marroni e nere. Perché proprio per non smentire l'aria da far west. Gli accessori del giorno sono questa spilla, che è un fiocchettino, questa è molto molto tipica anni 80. Tra l'altro il giorno in cui ho comprato questa spilla, che ho comprato da Oxfam, ho fatto anche un video, vi sto parlando di proprio anni fa, e c'è questo video sul mio canale, in qualche cartella che probabilmente è Outfit of the Day, ma sicuramente anche nella cartella dei video haul. E poi per quanto riguarda gli anelli sono questi. Nella viva speranza che questa fotocamera stia mettendo a fuoco, questo l'ho comprato da Accessorize. Questo è un anellino random di nessun valore, acquistato chissà dove. E chissà perché ho sempre il fiatone, perché metto insieme gli ultimi dettagli per farvi gli outfit e face of the day molto molto di fretta e molto molto correndo, e quindi certe volte proprio mi viene il fiatone. Comunque, questa potrebbe essere una faccia di prime impressioni, perché infatti adesso vedrete ci sono cose assurde che non sono tipiche di Valentina, alcune delle quali non sono neanche per niente eco bio, ma sono in minoranza naturalmente. E oggi ho provato, diciamo, per la prima volta un sacco di cose. E perché è presto detto? Perché semplicemente oggi non sto andando a lavorare, devo andare a fare da controllore ad un mini evento, mini più nel senso che è pieno di bambini che nel senso che è un evento piccolo, perché piccolo non lo è affatto, però ecco, ci sono, sarà un evento pieno pieno di bambini e i genitori, le altre persone non se la sono sentite. Non se la sono sentita di andare a fare da controllori. Valentina sì, perché Valentina ha un dialogo piacevole solitamente con i bambini e non li vede come persone, mini persone moleste o persone che sono stressanti o che danno fastidio. Diciamo che io vado sempre molto d'accordo con i bambini, più che altro perché per me i bambini sono persone, no? Non li considero bambini, non li tratto da piccoli, loro se ne accorgono. E non trattano me da grande, e quindi in questo, nel comportarci così reciprocamente, si stabilisce un equilibrio che generalmente poi fa invidia a tutti i genitori, fatti vostri. Allora, dicevo che cosa c'è oggi sulla faccia, però. Allora, c'è un primer che è un primer di Inika. Questo primer è proprio una cremina bianca, del tutto identico. Come consistenza direi al primer di Nude by Nature, che è un altro primer che frequento ultimamente,
Sono veramente del tutto identici, anche il feeling un pochino leggermente appiccicoso che questo primer lascia sulla faccia appena steso è proprio assolutamente identico al primer di Nude by Nature. Poi oggi sono impazzita, ma l'ho fatto perché appunto avevo tempo a disposizione e queste cose io ce l'ho dentro casa e quindi prima o poi le devo anche usare. Oggi ho messo sulla faccia come base un fondotinta. Questa è la prima volta, signori, che io mi sono messa un fondotinta sulla faccia e ci sto anche uscendo. Però è stato divertente perché questo è estremamente leggero, estremamente estendibile anche con le dita. Il suo colore, tra l'altro, non è il mio colore perché questa è la tonalità che si chiama beige e non va bene per me, chiaramente è troppo gialla. Infatti forse mi vedete un po' scura in faccia, però poi quando lo si stende è estremamente trasparente, diventa man mano che lo si stende, adesso qui c'è una quantità enorme, diventa sempre più trasparente e questa trasparenza poi si perde. Come sempre ho dimenticato i fazzolettini, un attimo che li vado a prendere. Come faccio a fare sempre gli stessi errori proprio sistematicamente non si sa. E comunque, ecco, i fazzolettini of the day sono sempre i fazzolettini di Soft and Sicher, Und Sicher del DM, e qui nella versione con la bustina con tutti i cupcake, oppure come sento dire in giro i cupcake. Che cose strane. Questo fondotinta, dicevo, è completamente trasparente, si perde, si amalgama sulla pelle, non copre per niente. Infatti, non so se riuscite a vedere che qui ho un puntino rosso, uno sfoghino piccolino, cioè, è visibile, non è stato coperto proprio minimamente, ma veramente seriamente per niente. Poi ci sono due concealer, i concealer della situazione sono come al solito ultimamente questo di Alverde, il concealer sufficientemente coprente, ma mai realmente coprente come un concealer da profumeria. Questo è il numero 2, si chiama Porcelain. Il suo nome è niente, Alverde Concealer, semplicemente, e la marca è appunto Alverde. Il suo colore è color nocciola, copre più, vedete? Ho fatto una macchiolina qui. Copre più questo concealer che non il fondotinta di Inika, ma in questo senso questo è il bello del fondotinta di Inika, nel senso che è veramente come se fosse una crema idratante colorata, tra l'altro come crema idratante non è grassa e si stende molto molto piacevolmente, non lascia residui e non si incaglia nei pori della pelle facendo inestetismi spaventosamente schifosi, che è uno dei motivi principali per cui io non ho mai usato fondotinta nella mia vita. Il fondotinta di Nika, dunque, abbiamo scoperto, è fatto in questa maniera, vedete adesso si sta incominciando ad asciugare un pochino. Forse potete vedere anche un po' meglio come è fatta la grana di questo fondotinta. Dicevo che i concealer sono due, allora quello color nocciola l'ho messo qui all'interno dell'occhio e poi c'è un concealer più chiaro di Alterra, anche questo lo vedete sempre nei miei video, e questo l'ho messo nella zona esterna del contorno occhi, qui sotto. Oggi in questa zona ho cercato di rischiarare un po', perché usando prodotti di cui adesso vi parlerò, in alcuni momenti mi sono trovata di fronte a cose strane, ma adesso vi dico tutto. C'è anche una cipria che ho applicato a conclusione del tutto, non è una vera cipria, è una polvere semi-minerale, perché Everyday Minerals fa polveri dentro le quali non ci sono esclusivamente minerali e basta, quindi non si possono chiamare polveri minerali e basta. Questa in realtà in origine sarebbe un primer, infatti si chiama Yellow Primer, e continuo a confermare la mia impressione di cui già vi ho parlato in passato. Questa è una delle cipre migliori che io usi in questo periodo, che io stia usando in questo periodo. Non so se riuscite a vedere nel tappino, è proprio una polvere gialla, fa un rumore molto silicoso, vedete anche qual è la colorazione e poi vedete qui, se la vedete, una macchia piccola 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 piccola, un po' trasparente,
Ma niente, un po' trasparente e basta, perché questa è una cipria tutto sommato trasparente. Sarebbe un primer, serve ad uniformare la grana della pelle. Questo lavoro di uniformare la grana della pelle lo fa effettivamente anche poi quando si stende la cipria su un trucco già esistente, su un trucco già fatto prima. E questa cipria si occupa di tenere fermo il trucco veramente tutto il giorno, di tenerlo opaco ma non stopposo e quindi matte ma non matte con l'aspetto incartapecorito. Questo è un ottimo, ottimo prodotto. Il yellow primer, ma bisognerebbe dire lo yellow primer, secondo le regole della grammatica italiana e degli articoli davanti a determinate consonanti, contiene mica silica, estratto di bambù e poi sale del Mar Morto e estratto di Sambucus nigra. E poi i pigmenti che fanno la colorazione. È una cipria stupenda. Questa cipria l'ho applicata con due pennelli, uno è questo, il Kabuki di Alverde, come sempre. Ottimo, ottimo pennello, non bisognate, ve lo dico sempre, non bisognate che Alverde venda pennelli perché non è vero, li vende solo raramente in edizione limitata. E poi ho applicato la cipria sul contorno occhi con questo pennello piccino di Ebelin. Ebelin è una marca interna del DM e questo pennello mi piace sempre dire è costato 3,59 euro, che è un prezzo bellissimo. Poi qui sotto alle sopracciglia, come al solito, c'è il contenuto del tubettino di Nika che continuo ad usare tranquillissimamente. Perché questo tubettino è abbastanza immortale, per fortuna. Voi sapete che ho anche l'altro tubettino, quello nuovo. Vedete un puntino piccino piccino che adesso cercherò di espandere per il piacere dei miei e dei vostri occhi. Forse riuscite a vedere qual è la colorazione, forse no. Riflette la luce e fa delle riflettenze leggermente ambrate. Io lo metto sempre qui sotto le sopracciglia, sulla pelle al di sotto delle sopracciglia. Vi dico sempre che questo tubettino di Nika di vecchia produzione non è minimamente paragonabile al nuovo tubettino di Nika che lo ha sostituito, perché il vecchio, quello che avete visto in questo momento, ossia questo, è un qualcosa di molto performante e di veramente molto 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 bello e ha anche capacità di adesione che sono piuttosto soddisfacenti alla pelle, mentre invece il tubettino nuovo non ha nessuna di queste buone caratteristiche e diciamo che fa abbastanza schifo e in più ha dei brillantini brutti che si vedono come se fossero ritagli di cartoncino piccoli scintillanti appiccicati qua e là a caso. Poi vi sto per parlare di un bronzer e di un blush che sono della stessa marca e che si trovano addirittura nella stessa confezione, ma vi dico prima i pennelli che ho usato questo di MAC, il 187 SE in edizione limitata, faceva parte di una collezione che si chiamava Digi Pops, di cui potete vedere il video haul in un video che si trova nella rediviva cartella dei video haul sul mio canale ed è un video risalente credo al 2010. E con questo ho applicato il blush perché si tratta di un blush molto colorato e quindi mi serviva un duo fiber per stemperarlo un po' e poi ho tentato di applicare il bronzer con il Flawless Finish di Bare Minerals, ma ho avuto dei problemi, adesso ve ne parlo. Questo è un pennello ottimo, un pennello molto molto buono perché è grande a sufficienza, non perde peli, preleva bene il prodotto a parte oggi, lo deposita anche molto bene, sfuma allo stesso tempo stupendamente bene ed è uno di quei rari casi di pennelli di Bare Minerals usciti bene. Ma quali sono il blush e il bronzer della situazione? Sono quelli contenuti dentro questa confezione di MAC. Questa era la confezione limitata dell'edizione limitata di Kabuki Magic Spring Summer 2017. E questo è il bronzer blush che si chiama Today We Live. Questo era praticamente l'unico prodotto
della collezione limitata che aveva un inci possibile del tutto identico ad alcuni ombretti della collezione permanente di MAC. Allora, quando ci sono prodotti che hanno un inci possibile, io molto molto volentieri li acquisto se in quel momento ho i soldi e soprattutto se mi piacciono. Così si presenta la confezione e l'astuccio dentro cui sono contenute le due polveri, e qui dentro ci sono le due polveri. Ora, forse riuscite a vedere che qui ho dovuto un pochino grattare la cialda del bronzer, perché là per là si era formata una leggera patina di grasso che non mi permetteva di prelevare a sufficienza il bronzer. Adesso sì, adesso funziona tutto bene. Certe volte i prodotti di MAC sono come il mio vecchio motorino, che bisogna dargli un paio di calci al pedale prima che si metta in moto. Però poi quando si mette in moto, come si dice da certe parti d'Italia, cammina, non ha problemi e va spedito. Allora, questa è la parte del bronzer. Sono stata ad applicare questo bronzer, ecco, potete vederlo da queste parti, veramente seriamente per mezz'ora, perché là per là veniva fuori pochissimo prodotto. Poi però, quando ho capito qual era il problema, ho risolto immediatamente. E poi c'è la parte del blush, che è molto molto bella, che ricorda Modern Mandarin, che è un altro blush di MAC, e che però è più rosato rispetto a Modern Mandarin, mentre invece Modern Mandarin è più aranciato. Anche questo è aranciato, però è anche rosa. E anche rosa ricorda molto un ombretto di MAC che si chiama Free to Be, che però purtroppo non esiste più e ha cessato di esistere prima che io me lo comprassi. Infatti questo duo l'ho comprato apposta perché ho riconosciuto nella colorazione di questo blush un po' Free to Be con l'aggiunta di un po' di arancione, di sfumatura un po' arancione. Dentro questo blush ci sono dei brillantini dorati. I brillantini dorati io li vedo sulle guance in questo momento, però non danno fastidio, non sono molesti. Si amalgamano anche bene alla pigmentazione del viso, perché sono dorati sì, ma sono di un dorato che è quasi dello stesso colore della carne umana, della pelle umana, perlomeno della mia pelle. Poi sulla palpebra mobile, ah no, aspetta, Valentina, stai calma. Il blush di questo duo, che ripeto si chiama Today We Live. Ah, a proposito, voi pensate che io questo l'abbia comprato a prezzo intero? Assolutamente no, io questo l'ho comprato quando il sito tedesco di MAC, a metà dell'estate, ha fatto gli sconti del 30%, e quindi io, bella, tranquilla, tranquilla, sono andata a comprarlo. L'ho pagato 19 euro. Questo prezzo intero mi sembra di ricordare che costasse o 28 o 29 euro, e vi parlo naturalmente del prezzo tedesco. Non mi ci fregherete mai a comprare certi prodotti a prezzo intero, di questo state pur certi, assolutamente sicuri. Però non mi beccherete mai a comprare dei falsi o dei prodotti in odore di falso su siti dubbi. Quindi, cioè, io i miei prodotti di MAC li compro o nelle filiali di cui mi fido, che comunque sono poche, perché tengono male i prodotti e quindi i prodotti vanno male prima ancora che uno li acquista, oppure ancora meglio sul sito ufficiale tedesco della nazione in cui mi trovo. Sulla palpebra, e mica ho detto quello che volevo dire, uffa, il blush di questo duo, questo volevo dire, l'ho applicato anche all'attaccatura delle ciglia, sia sotto sia sopra, forse riuscite a vederlo, e l'ho messo anche qui a ridosso del crease, perché oggi ho usato veramente pochissimissimissimissimissimi ombretti, ossia solo il contenuto di questo duo. Ho applicato questi ombretti con il dito, sono due ombretti di Alverde che facevano parte di una edizione limitata dal nome ormai dimenticato. Questo si chiama comunque, questo duo numero 20, Rosewood. Questi ombretti, se uno li applica con il dito, scribacchiano. Se uno li applica con il pennello, diciamo che non aderiscono al pennello e quindi cadono sulla faccia, ma non si poggiano dove uno li vorrebbe mettere.
Questi sono i due colori, il marrone è molto molto comune, però quest'altro marroncino rosato, che è la parte più chiara del duo, io lo trovo un colore molto carino. Il marroncino rosato ce l'ho al centro della palpebra, ma poi bissato da un altro colore al verde di cui vi parlo fra un momento, e invece il marrone più scuro ce l'ho in uscita, sempre sulla palpebra mobile. Ho bissato il marroncino rosato del verde del duo con questo colore bianco. Leggermente, stavo per dire iridescente, questo non è iridescente, ha soltanto un leggerissimo sheen ed è anche molto vellutato e tutto sommato, considerando che è un colore del verde, è anche sufficientemente scrivente. E dunque questo l'ho messo sempre con il dito al centro della palpebra per schiarire il marroncino rosato e creare un po' di chiarore che arrotondasse il centro della palpebra. I pennelli che ho usato qualora abbia deciso di usare i pennelli, e praticamente ho usato i pennelli soltanto per mettere il blush di MAC, è stato questo solito pennello di Ebelin con le due diverse punte. Con questo ho sfumato e con questo ho applicato semplicemente tutto qua. Il bronzer Today We Live l'ho messo anche a ridosso del crease, diciamo che a ridosso del crease ci ho messo un po' tutto oggi. Tutto quello che ho messo anche sulla faccia l'ho messo anche a ridosso del crease. C'è una sola matita per gli occhi ed è questa di Benecos, la matita marrone di Benecos. L'ho ricomprata da pochissimo, ce l'avevo molti anni fa, ce l'avevo nel 2009 e poi mi si era rotta, anzi mi era stata rotta dispettosamente nel 2010, a metà del 2010, e poi da allora non l'avevo più ricomprata. Ma questa è una matita molto bella perché è un marrone, però ha delle sfumature ruggine, un marrone chiaro con delle sfumature ruggine e che però non devia mai troppo verso il rossiccio. Una gran bella matita questa di Benecos. E poi, come sempre, ancora una volta di Benecos, c'è la matitina bianca che ho usato per ripulire i bordi qui sotto tra la pelle nuda e la pelle colorata, dagli ombretti all'attaccatura delle ciglia, e ho sfumato la matita, il tratto di matita di Benecos bianca con questo pennello sempre di Ebelin, esattamente come questo, e esattamente anche come questo. Si tratta di un pennello pagato veramente pochi euro, 3 euro e qualcosa. Non vi ho fatto vedere la matitina di Benecos, riparo subito ed è qui. Anche la matitina di Benecos l'ho già ricomprata, però siccome questa è ancora viva la sto ancora usando. Il mascara della situazione oggi è un mascara folle, nel senso, io tutte le volte che compro una cialda di MAC, un colore di ombretto di MAC o qualunque cosa di MAC, dal sito ufficiale di MAC tedesco oppure dal sito di Douglas, sempre tedesco, becco sempre la promozione in cui c'è in regalo una mini confezione di mascara. E allora con il tempo ho collezionato 5-6 collezioni di diversi mini mascara. Questo è quello che si chiama In Extreme Dimension 3D Black Lash, e poi ne ho anche un altro, però non mi ricordo come si chiama. E di questi due tipi di mascara ne ho 4-5 esemplari. 3 esemplari di questo, forse, e 2 di quell'altro, oppure il contrario. Questo è un mascara pazzesco. Io adesso tento di avvicinare la fotocamera e di farvi vedere come risultano le mie ciglia. Questo è un mascara veramente bello. Ha uno spazzolino di plastica, neanche di silicone, ma proprio di plastica. Infatti, mentre mettevo il mascara sentivo proprio tutto questo rumore strano. Sentite questo rumore? Il rumore è proprio di plastica rigida. E questo è lo spazzolino, è fatto in questa maniera ed è un mascara che si costruisce man mano che lo si passa. È stupendo perché non fa macchie, cioè proprio non c'è matematicamente possibilità di macchiarsi la palpebra con questo. Prende bene, meravigliosamente bene per quanto mi riguarda, le ciglia a una e man mano costruisce spessore sulle ciglia e allo stesso tempo le lancia verso l'alto. Questo mascara è stupendo, però purtroppo l'inci fa schifo ed ecco,
Male non ti strozzare sempre. Ed è questo il motivo per cui io ho questi campioncini di mascara da 200.000 secoli e finora, no, da 200.000 secoli no, perché questi li ho messi insieme tutti negli ultimi 8-10 mesi, però comunque ce l'ho che giacciono da 8-10 mesi e non mi decidevo mai ad usarli perché si tratta di roba veramente non naturale. E c'è roba peggiore, naturalmente. Però questo non assolve gli ingredienti che sono qui dentro. Ma insomma, a questo punto ce l'ho, lo devo pure usare. Comunque l'effetto è strepitoso. Ma io credo che l'effetto sia anche da imputare davvero allo spazzolino, perché è uno spazzolino molto particolare, non mi era mai capitato di usare uno spazzolino così. C'è anche un pochino di questo. Questo è un Radiance di Bare Minerals e si chiama Clear Radiance. Teoricamente si potrebbe usare come blush questa polvere perché praticamente è rosa ed è molto particolare. Io però l'ho usata con il pennello Duo Fiber, vi faccio vedere qui e sul dito nel caso voi riusciate a vedere qualcosa. E vedi, qui si vede molto molto bene che razza di polvere è questo Radiance. E qui ho fatto una occhiolina sulla mano, riuscite a vedere che è rosa? Questo però è un radiance, ossia un illuminante. Allora io l'ho preso con lo stesso pennello con cui ho applicato il blush, così l'ho stemperato un bel po'. Poi ho schiacciato il pennello e ho spolverato questa zona, sperando di averla anche illuminata. Io l'effetto in realtà non lo vedo perché forse l'ho stemperato troppo, ma va bene così, sinceramente. Però devo fare più esperimenti con questo. Oggi era la prima volta che lo provavo perché mi facevo un po' paura e nei giorni in cui vado a lavorare mi sembrava troppo rischioso provarlo. E poi infine che cosa c'è sulle labbra? Sulle labbra ho delineato il contorno con la matita Chestnut di MAC come al solito e vi faccio una macchiolona di matita molto somigliante alla matita di Benecos, solo che la matita di Benecos è più multidimensionale, è migliore come pigmentazione multidimensionale. Qui c'è Chestnut e dall'altra parte della mano c'è la matita di Benecos. Forse riuscite a vedere anche dal video quello che intendo dire. Il colore di base è lo stesso, però la matita di Benecos ha delle cangianze nella sua pigmentazione che la matita di MAC assolutamente non ha. Poi ho riempito tutte le labbra con questo matitone di Alverde, che si chiama 60 Rosewood Smile, l'avete visto recentemente in un video haul di nuovi prodotti del nuovo espositore, dell'espositore autunnale rinnovato di Alverde, ma vi ricordate aveva la punta completamente rotta e quando sono andata ad aprirlo è crollata giù del tutto e vi avevo detto che l'avrei ricomprato, infatti poi l'ho ricomprato, in realtà mi è stato offerto anche in regalo da un mio amico mentre eravamo al DEM. Questa è la sua colorazione, un regalo da 2,59 euro, 2,49 euro, quant'è che costa? E questa è la sua colorazione, comunque molto molto apprezzato. E questa è per la terza volta la sua colorazione, sembra una colorazione scema e arancionoide, invece è molto molto bella, soprattutto se poi questo sarebbe un rossetto matte. A me però i rossetti matte purtroppo non piacciono, anche se mi piacciono i colori di alcuni rossetti matte. E allora ho toppato il tutto. In inglese si dice topped, no? Ho messo sopra al rossetto matte questo lucido labbra di Lily Lolo, anche questo ce l'ho da tanto tempo, è la prima volta che lo uso è oggi. Questo si chiama High Flyer. Recentemente sono uscite le strenne natalizie di Lily Lolo. Io stavo quasi per comprare un lucidalabbra dall'aspetto stupendo, brillantinato, che si chiama forse cappuccino, moccaccino o qualcosa del genere, e che tra l'altro esiste anche in combinazione con altri prodotti, con un rossetto sempre di Lily Lolo, non mi ricordo con che cos'altro. Poi però in realtà sono andata a vedere la composizione di quel lucidalabbra e lì dentro, tra i minerali presenti per fare la pigmentazione e la brillantinanza,
c'è qualcosa che veramente non mi piace e quindi ho lasciato molto felicemente perdere perché mi sono risparmiata 10 euro se l'avessi comprato singolarmente e non mi ricordo 29 euro, 30 euro se l'avessi comprato nel set natalizio. Quindi Lili Lolo quest'anno passo decisamente, ma forse ricomprerò qualche rossetto o comprerò qualche tonalità di rossetto di Lili Lolo che o ancora non ho o che avevo nel passato e che poi ho dovuto gettare perché era andata male. Comunque, invece di chiacchierare, vi faccio vedere com'è il colore di questo lucidalabbra di Lili Lolo, ma del resto lo vedete sulle mie labbra. È un colore decisamente aranciato, ma è anche rosato, è in equilibrio tra il rosa e l'arancio. Colore molto brillante, che abbellisce molto il viso, lo illumina molto e lo rende molto vivace, senza renderlo avviato sulla via, senza avviarlo verso toni e chiassi da circo, chiassosità da circo, circensi o anche da marciapiedi. E questo outfit e face of the day sono finiti, quindi io posso riallontanare la fotocamera. Spero di esservi stata di compagnia, anche se io proprio